Prima della Seconda Guerra Mondiale, Varsavia era uno dei maggiori centri della vita e della cultura ebraica in Polonia. Il ghetto di Varsavia, il più grande d'Europa, arrivò a contenere fino a 400.000 ebrei. Con una popolazione che, prima della guerra, superava le 350.000 persone, la comunità ebraica di Varsavia rappresentava la più grande d'Europa e uno dei centri maggiori della vita e della cultura ebraica in Polonia. La capitale cadde nelle mani dei tedeschi alla fine del settembre 1939. Per impedire i contatti tra il resto di Varsavia e il quartiere ebraico, quest'ultimo venne chiuso da un muro alto più di 3 metri e strettamente sorvegliato. Nel luglio del 1942 i tedeschi cominciarono le deportazioni in massa verso il centro di sterminio di Treblinka. Per evitare di essere catturati nell'operazione di rastrellamento, i membri dei vari gruppi della resistenza ebraica, operanti all'interno del quartiere, cominciarono a combattere per le strade. Gruppi di resistenti e altri abitanti del ghetto costruirono dei bunker e cercarono di procurarsi delle armi. I tedeschi, per obbligare gli abitanti a uscire dai loro nascondigli, diedero fuoco al ghetto. Quando arrivò l'alba del 16 maggio 1943, i tedeschi avevano domato la rivolta e ridotto il ghetto a un cumulo di rovine. I sopravvissuti vennero deportati nei campi di concentramento o nei centri di sterminio. Si chiamava Zivi Nuspan, il bambino che, con le braccia alzate, è tenuto sotto tiro dal mitra dell'SS, divenuto simbolo del ghetto e dell'orribile deportazione e dell'indiscriminata crudeltà dell'Olocausto. La foto è la numero 14 di una serie di immagini incluse al rapporto che il generale delle SS Strobe inviò ai suoi diretti superiori, Himmler e Kruger, documentando la distruzione del ghetto. Il quartiere ebraico non esiste più. Questo è il titolo trionfale di quel rapporto commissionato dal generale Kruger in persona che disse: Si tratta di materiale prezioso per la storia, per il Führer, per i futuri studiosi del Terzo Reich, come pure per i poeti e gli scrittori nazionalisti, per la formazione delle SS e soprattutto per documentare gli sforzi, pesanti e sanguinosi sacrifici sopportati dalla razza nordica e dalla Germania per rendere l'Europa e l'intero globo terrestre liberi dagli ebrei, Judenfrei! L'SS capitano Franz Conrad, con la Leica in dotazione agli ufficiali tedeschi, registrò con freddezza gli incendi appiccati per stanare gli abitanti del ghetto, le loro uccisioni, i cadaveri e le umiliazioni inferte. La didascalia posta sotto la foto numero 14 dice semplicemente: estratti a forza dal bunker. Il bambino ha le braccia alzate, lo protegge un impermeabile che gli lascia scoperte le ginocchia. La figura magrolina è leggermente scostata dalle altre che procedono con le mani alzate, paura e angoscia sul suo volto. L'SS Josef Bloch dietro di lui in braccio a un mitra. Sono 1,5 milioni i bambini a cui è stato ordinato di alzare le braccia. Zivi ritorna da Bergen-Belsen. Prima dell'avvento del nazismo, Jürgen Stroop è un impiegatuccio del catasto. Franz Conrad è un magazziniere austriaco. Josef Bloch è un umile contadino. Gente normale. A loro ben si attaglia ciò che disse Hannah Arendt di Eichmann e dei suoi complici. Questa normalità è la più spaventosa di tutte le atrocità messe insieme, perché implica che questo nuovo tipo di criminale, realmente hostis generis humani, commette i suoi crimini in circostanze che quasi gli impediscono di accorgersi o di sentire che agisce male. Stroop, Conrad, Bloch saranno condannati a morte. Se avessero vinto, sarebbero diventati eroi o rimarrebbero criminali?